Oltre le colline si coglie il profumo del mare a Veppo, nella spezzina valle del Vara, quando il vento porta il salmastro alle sue località di Piazza, Montale, Serra e Castello. Il paesaggio è un mosaico verde di campi coltivati, boschi e placidi pascoli solcati da torrentelli di acque fresche e limpidissime. L'antica saggezza e il rispetto per la natura hanno conservato all'ambiente molta dell'originaria biodiversità. Delle antiche origini rimangono pregevoli vestigia, come la chiesa di San Michele Arcangelo e l'oratorio di Bocchignola, luogo di sepoltura per i defunti di molti borghi dell'alta valle del Vara e di Rossano, che da tempi arcaici e fino ai primi del Novecento venivano trasportati a piedi percorrendo una lunga mulattiera detta la Via dei Morti. I quattro borghi di Veppo non arrivano oggi a contare insieme i 200 abitanti stabili. Assai più popolosi furono in passato, fiorenti di olivi e vigne, coltivi e pascoli. L'esodo maggiore fu negli anni 50 e 60 del secolo scorso. In tanti migrarono verso le città e le industrie, talvolta in Italia, più spesso in luoghi remoti e di duro lavoro, Francia, Argentina, Inghilterra. Oggi si assiste al fenomeno inverso. Non poche sono le famiglie che, dalle città anche lontane, si trasferiscono qui, attratte dalla bellezza dei luoghi e dalla salubrità dell'aria. Mario e sua moglie Paola hanno lasciato La Spezia per vivere in età matura nel loro nuovo mondo. Paola, vado giù nell'orto. Io finisco qua, no, vado dagli olivi. Poi vengo. La loro casa era poco più che un rudere. Con lavoro costante, l'hanno trasformata in un nido caldo e accogliente. Per Paola e Mario, casa non è solo un tetto sotto cui cercare riparo. È dedizione costante, è ricerca di una dimensione armoniosa. Quando vai in pensione, i casi sono i due. O ti inventi qualche altra cosa, o vai al giardino e ti a leggere il giornale. Siccome questa seconda cosa non interessava nemmeno lui, e all'inizio facevamo avanti e indietro, venivamo su, venivamo a annaffiare e poi ci siamo stati sempre un po' di più. Quando è venuto in pensione, piano piano ci siamo fermati. A Mario piace molto fare il contadino, si è così riciclato che ormai non si ricorda più di aver fatto altro nella vita. Mia moglie insegnava e io facevo il ricercatore, gran bel lavoro. Ho studiato anche a Parigi un paio d'anni, sono avanti e indietro Parigi-Spezia grazie alla borsa di studio, poi alla fine sono diventato oceanografo e ho lavorato per tutta la mia vita sulle navi oceanografiche, a raccogliere dati in mare. È un lavoro che mi piaceva da morire. Poi sono andato in pensione e ho cominciato un'altra vita. All'inizio devo dire che era un amore folle, perché cambiare dalla città in campagna non sembra, ma cambia un sacco di abitudini, cambiano. La vita qua è più lenta, più solidale, la gente è più fraterna, non so come dire, ci sono anche qua liti, è chiaro come in tutti i posti, però c'è un'altra maniera di vivere e questa a noi si è adatta molto, sia a me che a mia moglie, tutte e due. Mi rendo conto che noi abbiamo più rapporti con le persone qua che a Spezia. A Spezia abbiamo quelle 4-5 amicizie, non so se arrivo a 5, ora no, sì, penso di sì. Qua è un rapporto diverso con le persone, però è quasi parentale e tutti partecipano. Se io dimentico la macchina aperta, quello della prima, che piove, quello della prima casa
arriva la macchina, c'hai la macchina aperta. Ecco, cosa ti aspetti a figurare? Io una volta ho lasciato per una settimana la macchina per la strada a Spezia, con le chiavi sopra e aperta, non me l'ha detto nessuno. L'ho trovata io quando sono andata. C'è sempre qualcosa in più e qualcosa in meno, non puoi avere tutto. Allora, qua ci sono delle cose che un po' mi mancano, però qua ho altre cose. Dipende, dove sei prendi il meglio, io prendo il meglio di Spezia e il meglio di Vetto. Ho trovato qualcuno che mi vendeva questo bosco, perché ormai sono tutti abbandonati, e ho cominciato a tagliare gli alberi per pulirlo, e in mezzo agli alberi sono comparsi questi olivi. Però crescevano orizzontali, una volta pulito ho dovuto tagliarli tutti e farli ripartire. E ho ricreato l'oliveto che c'era una volta chissà quanti anni fa, e per me è stata una soddisfazione enorme. Ho recuperato una parte del territorio. Girando per la Val di Vara abbiamo scoperto questo paese, abbiamo scoperto questa casa che a noi piaceva moltissimo, che era diroccata. Siamo riusciti a comprarla e poi piano piano, in fine settimana, abbiamo cominciato a lavorarci intorno. Meno male che mia moglie la pensa come me, e quindi anche lei si è sacrificata parecchio su queste cose, perché non è tutto. Però siamo divertiti moltissimo. Vedi, e qua io sono abbastanza fortunato, perché trovo le competenze che mi aiutano a portare avanti tutta questa storia, che non è una cosa da poco. C'è Alberto, per esempio, che è un potatore perfetto, veramente perfetto, e molto richiesto. Dedica una parte del suo tempo a darmi la mano per fare queste cose. Io lo ringrazio molto anche per questo. Alberto è originario di un altro paese della Val di Vara. Esperto nel potare olivi e alberi da frutto, una sapienza di cui si giova la comunità, lo è altrettanto nel modellare il legno in oggetti utili o di abbellimento per la casa. Le feste che fanno a Veppo, impressionanti. La festa dell'emigrante, 300-400 persone a mangiare, tutta roba fatta da noi. Se vai nella Valata, che chiedi? Boh, come Veppo, è festa che fanno, è ballare, cosare. Proprio un paese che si sta bene. A me, io ci sto bene. Venendo in pensione, ho tanto tempo libero, sono a casa praticamente, mi metto lì e a me ci sto anche una giornata. A me è proprio il mio passatempo, proprio mi piace proprio. Infatti, a volte mia moglie mi chiama, ma a mangiare non vieni? Non sento, non mi viene neanche, faccio bene, mi piace proprio lavorare lei. Non c'è un pezzo uguale all'altro, praticamente, sono tutti differenti uno dall'altro, secondo come mi viene l'idea, così praticamente. Però è una passione che purtroppo, venendo vecchio si vede che mi è preso sta mania qua. Un velo di olio d'oliva impreziosisce il disegno unico e irripetibile che il lento accrescersi del tronco ha creato. È bella la caccia, è bella la noce, ma anche il faggio è abbastanza bello. Però il più che altro è l'olivo, perché c'ha delle striature in legno che son bellissime. Proprio uno spettacolo. Io c'ho un campo quassù dove a volte mi riposo e vengono, c'è merli, c'è altre qualità di uccelli, vengono, li guardo, li vedo come si mettono le posizioni, come. E poi mi rimangono impressi nella mente, poi do un listello col seghetto alternativo, lo taglio, poi però sto qui tutta a mano con il triangolo, raspa, fino a che non viene come dico io. Ci faccio anche le zampe, me le faccio io, me le costruisco io, e poi faccio, per dire, mi viene quella idea lì. È una soddisfazione.
proprio, non so neanche me, mi fa emozionare. È così. Il legno è materia viva, che rende partecipe chi lo lavora dell'opera continua di trasformazione di cui la natura è maestra. Anche Ezio ne ha sentito il richiamo. Nato a Beppo, emigrato alla Spezia per lavorare in ferrovia, con la moglie Carla ha trascorso in città la vita lavorativa. Giunto alla pensione, è tornato al paese natio. Di recente, l'amore appassionato per il legno ha contagiato anche Carla. Non ho mai toccato il legno in vita mia. Mi piaceva dipingere i sassi, le tele. Poi quando sono venuta a Beppo ho scoperto il legno perché trovavo nel bosco delle cose che mi davano un'idea. Ho cominciato piano piano a fare con le pigne gli animaletti e poi ho cominciato a regalarle agli amici perché non sapevo di cosa farlo. Io avevo riempito la casa. Avevo io ci snaffo. Poi ho fatto le migranze e al momento della pensione siamo ritornati qua perché qua non devi chiedere niente a nessuno, la casa è tua, non è un condominio. Litighi solo un po' con tua moglie, bon, quella mattina che ne hai voglia ti fai un po' di orto e viceversa se la dormi e via. Di Beppo molte sono le cose che Carla apprezza. La libertà assoluta, la possibilità di avere contatto con le persone che in città non esiste più, perché anche nel mio palazzo sono cambiate tantissime famiglie e non c'è più la corrispondenza che c'era una volta, la voglia di stare insieme, ognuno fa la sua vita, no, quasi quasi non ci conosciamo neanche in città, perché quando vado giù vedo tutte facce nuove che però sono anonime per me. E invece in campagna è praticamente una famiglia allargata. Mio papà era falegname, io mi sono sempre sbizzarrito con il legno, tanto per passare anche il tempo, e perché sennò anche d'inverno se tu ti metti in casa chiuso lì cosa fai? Invece tagli un po' di legnetti e poi si va anche nel bosco a farsi la legna. E abbiamo anche circa una sessantina di persone che sono oltre i 90. E ne abbiamo uno di 96, insomma. Però c'è anche un po' di giovani, un po' di famiglie si sono fermati ed è il buono. Praticamente i paesi vivono con i giovani, con quegli anziani è un po', com'è che posso dire, un vitalizio. Penso di avere i difetti di fabbrica, come tocco il divano, mal di schiena, mal di gambe, bruciore di stomaco, ma è tutto un po'. Esco col mio trattoretto e arrivo a casa, cammino come una molla. E lì non mi riesce a capire il perché, comunque. Non è un mio amico l'Ivano, è una rovina. Sono arrivato, ho portato i petali, metto qua arrivo, sul tavolo. Arrivo. E il bosco è quello che dà le emozioni particolari, perché è vero che sembra ridicolo, però toccare la pianta dà una sensazione, almeno a me, poi magari qualcuno dice che sono un po' tocca. A me piace tanto usare il legno, proprio forse per quello, dà una continuità fra la persona e la natura.
quando sono venuta a vivere a Vepo parlavo a voce bassa, no? Perché in città non è che si strilli per parlarsi. E piano piano ho cominciato a urlare anch'io, perché ci parliamo da una casa all'altra, non c'è bisogno del telefono. Ci dobbiamo dire qualcosa con le mie amiche, sempre urlando, però è la soddisfazione di avere il gruppo intorno, non sentirsi soli. La libertà di prendere il caffè fuori, seduti lì, alla mattina presto, quando ancora si sentono gli uccellini, si sentono tutto il giorno, però la mattina si sentono in modo particolare. E il bello è quello, assaporare la natura. Nel borgo di Piazza sorge il Palazzo Zannelli Zucchini, edificato per la parte più antica nella metà del Settecento e teatro di un fatto storico poco noto. Nel 1848, anno decisivo nel travagliato percorso del Risorgimento italiano, fu sede dell'autoproclamato governo provvisorio locale, presieduto dal conte veppese Leonardo Zannelli. Un plebiscito indetto in quell'anno chiese e ottenne per i territori di Veppo, Calice, Rocchetta e Tresana la protezione di re Carlo Alberto di Savoia e l'annessione al regno di Sardegna. La sconfitta piemontese nel 1849 sottomise nuovamente il popolo di quei territori al Ducato di Modena. Ed è proprio dal Piemonte che viene Luca. All'Accademia Albertina di Torino ha conseguito il diploma in scenografia. La formazione artistica gli ha dato la capacità di apprezzare la suprema bellezza di forme e colori che la natura genera. Da alcuni anni, trasferito a Veppo con la famiglia, ha creato un'azienda agricola con l'intento di coltivare e allevare in modo rispettoso dell'ambiente e degli animali. Sono cresciuto in un ambiente, diciamo, tipo cascina, mi sono sempre visto vivere in campagna, diciamo. Ho la vita collegata con l'ambiente, quindi seguendo i ritmi della natura, le stagioni, quindi spazi aperti, magari dedicarsi esattamente a dei lavori come l'orto, la legna, qualche animale, perché sono sempre piaciuti avere gli animali e quindi mi sono sempre visto con un piede in quel mondo lì. I miei genitori cercavano un posto vicino al mare per condizioni climatiche più favorevoli, diciamo, visto che eravamo legati alla provincia di La Spezia da parte di una delle nonne, originaria di Porto Venere, e allora gli occhi erano puntati in questa zona. Però prima di allora in realtà non conoscevamo né Veppo né la Val di Vara, l'abbiamo scoperta venendo qui. Quello che stavo cercando di costruire l'ho lasciato, di conseguenza agli amici, le persone con le quali sei cresciuto, avere un posto nuovo, vai, fai amici nuovi, però quelli con cui sei cresciuto, che ti porti dalla vita, sono sempre lì, sei in contatto, tutto quello che vuoi, però non hai più... A volte magari nei momenti di difficoltà uno vorrebbe avere l'amico stretto, vicino, per dire, senti, non so come fare, tu, cioè, cosa faresti? Purtroppo quando c'è quella mancanza lì, quello ha un certo peso e conseguenza ti fa pensare di avrò fatto o non avrò fatto bene. Amici o locali che passano di qui dicono però come hai trasformato questo posto, da com'era, e quando pensano che ho fatto determinati studi si vede che sei, però non lo so, questo aspetta l'ora, meglio io non lo dico. Non. Mi è sempre piaciuto avere un certo gusto nelle cose, sia me che il resto della famiglia, e quindi è sembrato naturale un po' di scenografia attorno alla proprietà. Noi abbiamo un po' di capre, qualche volta le portiamo al pascolo qui attorno alla nostra proprietà, nella zona più boschiva.
un'attività che proprio mi piace, che forse è quella meno remunerativa, stare seduto nel bosco o nei pascoli con gli animali. Sono animali, diciamo, domestici, perché sono legati alla fattoria, però poi quando sono nel loro ambiente, che mangiano, i loro comportamenti, e alla fine quando tu trovi la giusta armonia tra loro e il bosco in sé, alla fine non c'è neanche che devi rincorrere gli animali, perché magari ti scappano di qua, ti scappano di là. Crei una sorta di legame con loro e alla fine puoi stare semplicemente lì, goderti l'attimo. Sii un po' attento sempre, perché ci sono sempre determinati pericoli con gli animali, però e lì si crea quell'armonia, e quello, diciamo, sono alcuni dei momenti che ti fanno apprezzare proprio quello che stai facendo. Il verde manto dei pascoli che copre il medio versante delle colline lascia il posto, salendo, a una vasta pineta impiantata 100 anni fa. Opera di rimboschimento meritoria e suggestiva, estranea però alle essenze tipiche del luogo. Con la sua azienda agricola, Simone cura di riportare gradualmente i boschi della valle alla originaria biodiversità. Compito ulteriore che persegue con passione, anche come volontario per l'associazione di cui fa parte, è recuperare i sentieri e le antiche vie di comunicazione di mercanti e pellegrini. Lo vedo come un privilegio quello di poter operare su queste opere che sono storiche. Poi è già una passione mia, quindi mi piace molto la storia della nostra zona e in generale la storia mi appassiona. Quindi vedere queste opere mi porta a immedesimarmi a quello che hanno provato nel farle, mi fa capire cos'era l'ingegneria, ecco, di una volta, conoscenze che ora forse non è neanche più facile avere tramandate, e quindi anche proprio dalle loro opere si può capire come lavoravano, in che contesti anche molto difficili. E quindi ancor più una soddisfazione poter non far andare perdute questi lavori, che sono stati appunto affrontati con tanto impegno, tanto sacrificio, che quindi potrebbero ancora vivere nella storia e non interrompersi al giorno d'oggi, ecco. Sin da bambino mi è sempre piaciuto il contesto agricolo e di lavori all'aperto. Poi ho avuto un periodo in cui mi sono concentrato più sul turismo, su queste offerte che comunque la nostra zona offre più lavoro su questi ambiti. E ho cercato di fare poi un connubio di tutte le cose. Sia dalla parte di padre che di madre, i miei nonni hanno sempre tenuto le terre. Poi quando loro hanno smesso mi dispiaceva che venissero abbandonate, e avrei voluto dare un prodotto qua della zona che fosse naturale, biologico e originario di queste terre. Anche nella vita di Simone c'è un prima e un dopo. Ha studiato informatica. Quando gli si chiede se ciò sia servito al suo presente, la risposta è netta. No, assolutamente no, perché ho sempre fatto tutt'altro che quello di studi. Diciamo il mio percorso di vita mi ha aiutato per questa cosa. Ho sempre visto mio nonno fare queste pratiche, ho sempre vissuto in una zona dove ho sempre visto fare questi lavori, ho partecipato, andavo spesso ad aiutare in tutti quelli che sono i lavori stagionali, che una volta appunto venivano fatti tutti con la collaborazione di tutti gli abitanti della zona. Ora sono più le aziende che lo fanno per proprio interesse, ma una volta era proprio una tradizione, una ritualità, un periodo in cui determinati lavori venivano insegnati ai nuovi contadini, diciamo, e che aiutavano e imparavano dai vecchi. Per il mio futuro spero sempre in questo contesto. Vorrei avere una sorta di agriturismo, quindi lavorare col turismo, però tenere molto del mio tempo per la gestione del territorio e poter sfruttare in senso buono, cioè in senso di aiuto reciproco con la natura, sfruttare quello che mi può dare il territorio in cui vivo, ecco.
Per secoli, prima della grande immigrazione che ha spopolato i luoghi, nella stagione estiva i versanti delle valli di Veppo prendevano il colore dell'oro. I campi messi a grano facevano mosaico con l'argento degli olivi e i colori cangianti di orti e frutteti. La qualità dell'aria e dell'acqua, il clima benevolo, l'ancestrale rispetto degli agricoltori per la natura, mantenevano l'ambiente sano, libero da parassiti dannosi per i coltivi. Il bosco e la macchia hanno quasi cancellato l'opera delle generazioni passate. Jacopo e Mattia, come altri legati da generazioni a questa terra, operano affinché questi declivi tornino all'originario splendore. Cosa fai, le galline e i conigli stamattina? Le galline. L'amore per il paese che c'è sempre stato da parte mia e di mio fratello. Siamo nati qua, cresciuti qua, anche tanti amici comunque si sono fermati qua, quindi non mi è mai venuto in mente di andare via da qua. Invece per il lavoro è stata una passione trasmessa dai nonni. Già da piccolino venivo su di qua, mi ricordo anche che mi aveva regalato uno zappettino piccolino che andavo dietro al nonno mentre faceva i suoi lavori. Tutto nato così. Io penso di starci, poi il futuro non si sa mai. Quello che mi sono scelto e quindi no, non mi pesa. D'inverno non è come adesso che si vede i fiori, tutto fiorito, sicuramente un po' triste, però non mi viene l'idea di scappare e andare da un'altra parte. Te? Pure io, andiamo. Anche Cristina, la loro mamma, partecipa con dedizione all'attività dell'azienda. Hanno cominciato a fare entrambi l'università, poi hanno smesso, non avevano più voglia, e quindi è nata prima con Mattia e poi si è aggiunto anche Jacopo l'idea di sfruttare insomma quello che avevamo, ovvero il nostro territorio. L'importante è che loro siano contenti di quello che stanno facendo, quindi se loro piace questa vita, io ovviamente li ho appoggiati, nel senso che comunque li aiuto in azienda, con gli animali, con appunto con il laboratorio, nei campi, quello che posso ovviamente. Loro sono più giovani, quindi hanno più possibilità. Intanto è una soddisfazione grandissima perché lavoriamo insieme, facciamo le cose insieme, poi vedere comunque i nostri prodotti che sono apprezzati al di là del valore commerciale, insomma di quello che si può guadagnare, sì, è proprio la soddisfazione, l'orgoglio di quello che tutto quello che produciamo viene comunque molto apprezzato. È un piccolo paese, quindi ci conosciamo tutti e si organizzano anche tante cose insieme. Per esempio d'estate facciamo la festa dell'emigrante, per cui ci sono tantissimi emigranti e tutti lavorano per quella festa. C'è molta collaborazione tra di noi, cioè ci si vuole bene, cioè siamo cresciuti insieme, poi vabbè anche le persone più anziane, però c'è molta, proprio molta, molta collaborazione. Ultimamente sono venute ad abitare qui molte persone di Spezia, insomma, varie parti del Piemonte, poi vabbè c'è Sonia dall'Alto Adige. Ma forse anche il fatto del carattere delle persone, che c'è questa fratellanza, diciamo, cioè questo. Siamo anche molto aperti, molto cordiali, cioè si cerca sempre anche di accogliere chi viene da fuori nel migliore dei modi, e quindi penso che tutte queste cose siano apprezzate. Ci sono nata e quindi ho trascorso qui l'infanzia, l'adolescenza, poi mi ci sono sposata e ci sono venuta a vivere, quindi è anche una scelta di vita perché poi comunque cioè, sei lontano dalla città, tante cose utili, però sono contentissima di vivere qui perché poi sei in mezzo alla natura e quindi felicissima di abitare a Veppo.
L'immigrazione, al contrario degli ultimi anni, ha condotto a Veppo anche una giovane donna proveniente dall'Alto Adige. Lasciata a Vipiteno, Sonia ha portato tra queste valli verdeggianti e incontaminate, così simili a quelle delle sue origini, la passione per la terra e la sapienza del trasformare i frutti del campo in succhi e composte. Ma è soprattutto alle api che vanno il suo interesse e il suo amore. Amore, ma anche preoccupazione. Qua è molto difficile, diciamo, perché abbiamo i cinghiali che entrano, saltano persino i recinti, e poi abbiamo i caprioli e adesso anche l'istrice. E questi non sono problemi da poco, diciamo così. Per il resto abitiamo in un ambiente sano. Non c'è tanta umidità perché abitiamo sui 500 metri del mare, non c'è questa umidità che porta tante malattie alle piante, perché io non faccio trattamento a niente, non do fitofarmaci alle piante. L'importanza delle api è innanzitutto l'impollinazione, perché senza api manca il cibo, la frutta, la verdura. Le api vivono in un ambiente sano, perché dove stanno bene le api stiamo bene anche noi. Se c'è tanto inquinamento la gente non sente mica nelle città, però le api non stanno mica bene. In questo territorio c'è tanta di quella biodiversità e fioritura, diciamo da gennaio, che incomincia col nocciolo, fino al corbezzolo che finisce a novembre-dicembre. Praticamente le api hanno tante fioriture diverse. Mio nonno aveva già le api e mi è piaciuto già da bambina, mi ha affascinato questo mondo delle api quando c'erano le sciamature e tutte queste cose qua. Poi quando sono venuta qua ho conosciuto un apicoltore e mi ha dato la passione per questi insetti meravigliosi. Ho cominciato con 4 famiglie di api, adesso ne ho 200. Sono qua da 15 anni adesso che ho messo su questa attività, è da 12 anni. E ho notato che è molto più caldo e anche molto più difficile per la salute delle api, perché se loro non trovano di nettare né di polline, perché o troppo freddo o piove sempre o troppo caldo e troppo siccità, loro vanno in stress, che poi tutto questo stress porta anche loro delle malattie. Io cerco di tenerne poche, diciamo, qua a casa, cioè ho 3 apiari diversi per non avere tutto un ammasso di api, perché poi quando arriviamo agosto, che c'è questa siccità e loro non trovano di fiori da bottinare, incomincia il saccheggio, che praticamente vuol dire loro sentono se c'è un'altra famiglia di api più debole o senza regina e li vanno a rubare il miele, che poi alla fine li ammazzano anche. Sono innamorata delle api, del mio lavoro nella natura, con gli animali e con questi profumi e stare all'aria aperta. C'è questo ronzio e questo profumo di miele, di propoli, di cera, ti fa proprio passare i pensieri un po' meno belli, o in mezzo alla natura che poi senti anche il canto degli uccelli, è favoloso. Spopolati dall'emigrazione, i borghi di Veppo sembravano destinati a spegnersi. Oggi però alcuni ritornano. E altri che vengono da lontano scelgono Veppo come luogo dove trovare purezza di aria, silenzio, buon cibo, buona compagnia. Sono i nuovi migranti che dell'emigrazione percorrono al contrario le vie. E ogni occasione è buona per ritrovarsi e confermare la scelta compiuta. Una scelta di vita piena, ricca dei valori davvero essenziali, serena, condotta nel rispetto e nella contemplazione della natura. Io me lo bevo anche, scusate. Io devo. Buona, tra l'altro.